Gettare un mozzicone di sigaretta a terra è un gesto tanto incivile quanto dannoso per l'ambiente, ma troppo spesso non viene sanzionato. Per questo la British American Tobacco, insieme a Mare Vivo, ha avviato da quest'estate a Sorrento una campagna con il triplice scopo di sensibilizzare i consumatori sul tema del danno ambientale, distribuire posaceneri portatili e invitare le amministrazioni locali a prendere provvedimenti. Messi uno sopra l'altro, i mozziconi dispersi nell'ambiente raggiungevano un'altezza di 10.415 metri, superiore a quella dell'Everest. Dopo poche settimane dall'avvio della campagna, gli effetti sono già stati tangibili, tant'è che la montagna di mozziconi si è ridotta del 69%, raggiungendo i 3.094 metri. Piccoli gesti, grandi crimini. È un'iniziativa che mira a comprendere come diminuire la presenza di cicche, di sigarette che vengono disperse nell'ambiente e che hanno un grandissimo impatto negativo sull'ambiente stesso. Si compone di diversi elementi, si è composta di un elemento che riguarda il creare prima di tutti conoscenza nei consumatori sull'impatto negativo che questo genera, secondo elemento è quello di offrire delle soluzioni in forma di cestini oppure di distribuzione di posaceneri portatili e terzo anche quello di avere un controllo su quello che accade, una sanzione quando è possibile. È un'iniziativa che è stata gestita insieme ad una serie di partner che ci hanno permesso di monitorare i risultati dell'iniziativa stessa e che si sono tradotti nella città di Sorrento con una diminuzione di quasi il 70% delle cicche disperse nell'ambiente durante il periodo estivo. Il mozzicone anche da spento rilascia centinaia di sostanze nocive che finiscono nel nostro ecosistema, che vengono ingerite dagli animali marini, ma non solo, non è biodegradabile, quindi si sminuzza in migliaia di microplastiche che finiscono nell'ambiente e nel mare per sempre. Inoltre i mozziconi vengono ingeriti dagli animali marini, sono stati trovati nello stomaco dei pesci, sono stati trovati nello stomaco di uccelli, di mammiferi, quindi sono veramente molto dannosi. Il mio appello, io vengo proprio ora dalla Commissione Affari Costituzionali dove stiamo valutando di inserire all'interno della Costituzione l'articolo 9 proprio il tema della tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, oltre che la tutela del paesaggio. Quindi che l'aiuto arrivi e che finalmente gettare i mozziconi per terra, che oggi è un reato socialmente tollerato, ecco, non lo sia più. Quindi noi faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per chiedere aiuto ai comuni, per incentivare, per esempio, che ne so, i negozianti a mettere fuori dalle proprie porte i posaceneri e per quello magari avere uno sconto sulla tariffa.